Minecraft, ma quando corro i blocchi cambiano. Dovrà riuscire a battere l'Ender Dragon tramite il potere che possiedo nei piedi, ovvero di cambiare ogni volta il blocco dove metto il piede. Quindi, riuscirà a battere l'Ender Dragon con questo potere? Scopritelo guardando tutto il video. Vi ricordo di lasciare anche un sacco di like, soprattutto anche di condividere il video e per aiutarmi anche ad arrivare ai 9k, che siamo anche quasi vicini. Mancano solamente 40 iscritti. Quindi followatevi più che non potete e soprattutto anche magari lasciate anche un like e un commento, ma soprattutto anche di condividere il video. So che molti di voi che guardano i miei video appunto non sono iscritti, quindi la percentuale la vedete qui davanti e cercate appunto di prendere magari e soprattutto di iscrivervi e magari di condividere anche il video. Quindi ragazzi, da Jake è tutto, ci si vede nel video, bello. Ok, perfetto, allora ci siamo, sbuchiamo già da subito in un cavolo di villaggio che letteralmente a me servirà tipo un sacco, perché ci sono anche i letti, che tramite questi letti qui so che molti di voi appunto ci spaccano anche l'Ender Dragon a furia di non so quante botte. E io sto morendo perché c'è un cactus sopra di me, madonna, mi sto per schiattare. Allora, ci siamo, devo riuscire in qualche modo a finire Minecraft, ma letteralmente con il potere dei blocchi che creo sotto i miei piedi. Quindi riesco a trovare tipo del legno, che magari spacco anche tranquillamente anche da qui magari, che sarà anche tipo abbastanza intelligente soprattutto. Riesco a spaccare, vi faccio anche tipo un piccolo e veloce, faccio la pietra e magari riesco anche, oddio, uno spawner, madonna mia, questo è lo spawner, ok, olè, e piccone in pietra fatto, perfetto. Allora servirà, tipo, madonna quanta roba che sbuca comunque, tra tutti questi blocchi qui penso che sbucherà anche il diamante prima o poi, o anche l'oro, sarebbe tipo strastone, sarebbe, madonna mia. Ok, allora mi serve tipo trovare della legna, della pietra, e la pietra non l'abbiamo qui, direi che non c'è qui la pietra, ma la creiamo noi, infatti eccola qui, eccola, si è spaccato, cosa cazzo, sì, perfetto, perfetto, niente, non mi servono questi cosi qui, io li odio assolutamente. Allora, se c'è del fino magari riusciamo a farci anche del buonissimo cibo, del diamante, perfetto, tonks, una roba che mi serve stra, mamma mia. Allora mi serve del ferro, mi serve, dimmi che tipo sbuca magari i blocchi di ferro. Ah, questo mi serve anche, questo, quindi lo piglio anche tranquillamente. Allora, questo lo pigliamo, questo pure, questo pure, questo pure, perfetto, abbiamo anche del cibo, tranquillo, e possiamo anche utilizzarlo per andare tipo nel Nether a farci le cavolazze nostre. Ferro, 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 perfetto, perfetto, perfetto. Tra l'altro sbucano anche blocchi di, a quanto pare blocchi, scomparso, ah infatti lì, infatti, dicevo io, ma davvero. Ok, questo è strastone, se... me lo posso spaccare così? Ma davvero fai? Vedo molte cose che non sapevo, tipo le sto scoprendo ora con delle challenge del cavolo. Cioè, ma ti rendi conto, madonna mia, ma quanto sono stupido anche. Potrei mettere a smeltare magari anche tipo a cuocere la mia, il mio ferro, così magari posso anche riuscire a prenderlo tranquillamente, farmi anche un piccolo in ferro e farmi tipo il diamante che sto trovando qui. Io quanto diamante però è sbucato in giro, cioè qui, lì, poi anche lì dietro. Perfetto. Coal, coal, così non devo stare a mettere tipo altro. Iron, ve l'ho detto io, l'ho detto, l'ho detto, mi pare di sì, mi pare di averlo detto, mi pare. Ok, crafting table qui per terra, quindi che fai? Te ne privi, no, che non te ne privi, direttamente fai così. Easy. E abbiamo un piccone, adesso ci facciamo anche il piccone, anche in diamante, che potrebbe servirci anche per altre cose. In realtà, tipo, adesso mi serve tipo prendere l'ender chest. Ok, con l'ender chest mi ricordo che tu puoi farci l'ossidiana. Teoricamente potrebbe essere stonks, perché ti dà l'ossidiana. Oh, tu l'ossidiana, ah, faccio rocato, perfetto. Az, nice. Piglia tutto, piglia tutto, che qua va bene tutto. Oh, altra ossidiana, che non ci fa neanche tanto schifo. No, però lo stendardo mi fa schifo in realtà. Ok, piglia questo, piglia. Possiamo già farci tipo il portale per land. Cioè per land, sì, grazie al cavolo. Siamo già da tipo di, avanti di non so quanto. Tipo ancora c'è altro ferro, che non mi dispiace neanche pigliarlo, perché sicuramente mi fa anche comodo farci anche un orbello scudo. Qua dell'oro, che neanche mi fa tanto schifo, perché lo potrò utilizzare come commercio per i piglin che trovo nel Nether. Diamante? Ma che scherzi? Ma che scherzi? Ma va lì, ma va lì. Ma va lì che roba. C'era qui dietro una crafting table che tipo ho lisciato tranquillamente. Sono veramente una scimmia. Gli smeraldi non penso che mi possano servire, tra l'altro. Però il grano sì, vero? Il grano potrebbe essermi tanto d'aiuto, perché il cibo, ragazzi, se non ho cibo su Minecraft, ragazzi, non sopravvivo davvero. Pigliamo questo, pigliamo intanto. Poi anche questo altro diamante. Qui altro diamante, perfetto. Madonna mia, ma è tipo sbucassero i WHC come questi. Madonna, sarei già tipo full ferro e full diamante in 2 secondi. Madonna mia. Allora, altro oro che qui non vedo, ma vedo semplicemente le piastre d'oro, che in realtà non. Lì c'è dell'altro oro di. Ok. Oh, raga, comunque perfetta. Cioè, una run di Cristo è proprio questa. È proprio una run di Cristo. Ok, dell'altro. Dell'altro che mi serve. Questo qui, perfetto. Allora, tra poco ci facciamo anche full diamante, perché tranquillamente posso anche mettermi qui. Io piglio altro altro ossidiana in più, perché nel Nether magari poi mi viene voglia di tornarmene direttamente nel mio fottutissimo Overworld, che tanto amo, come ben voi sapete. Mi faccio altro. Vediamo se c'è altra cosa qui. Vediamo. I beacon non so che cosa potrebbero servire, però va bene. La crafting table la utilizzo con piacere, perché almeno posso farmi tipo già qualcosina in diamante e non mi farà tanto neanche tanto schifo direttamente. Allora, altro diamante. Qui no, c'è solamente smeraldo, che non mi serve. TNT, ma io della TNT non so neanche cosa potrebbe servirmi, però la piglio lo stesso. Magari potrei tipo utilizzarla per ammazzare qualcuno. Oh, what? Ok. Ok, unexpected, davvero. Stra unexpected. Il fatto di trovare già l'uovo di Ender Dragon. Cioè, io ho già finito il gioco.
L'ho già finito. Ma io me lo piglio, aspetta, dov'è? È lì in fondo, eccolo, aspetta, lo piglio. Lo voglio prendere, lo voglio assolutamente prendere. Allora, la piastra me la faccio così, la faccio in ferro perché sono ricco, sono fottutamente ricco. Ok, però c'è troppi blocchi. Piglia questo, proprio qua, perfetto, fantastico. Ok, allora vai, me lo voglio prendere perché, non so perché, ma lo voglio già prendere prima di finire il gioco. Yeah! Ho un uovo di Ender Dragon già sulla... Cioè, ho già preso battuta l'Ender Dragon, ho preso l'uovo direttamente. Madonna, sono fortissimo, sono madonna mia. Ma chi lo trova? Ma un player più forte di me? Tra l'altro io, ragazzi, allora, non lo sapete, ma Minecraft è fatto anche di blocchi. Ok, fin qui ci siamo. Ma il blocco è anche l'aria. Quindi c'è blocco di aria, quindi io posso anche continuare ad andare avanti così. Cioè, questa tecnica qui penso che la utilizzerò nell'End o nel Nether per riuscire a utilizzarla, per andarmene di qua e di là tranquillamente, senza magari cadere o fare ponti. Quindi è una cosa molto più esplicativa e per me, secondo me, sarà tipo stra stonks. 2 hours later. Chi è che mi fa fuori? Non mi devi toccare, non mi devi toccare, te devi levarti dalle palle, vai via. Vai via, vai via, te devi proprio levare dalle palle, ti devi levare. Guarda, guarda, guarda che bella montagna russa che ho fatto di blocchi. Cioè, è una cosa assurda. Bellissimo comunque, devo dire la verità. Ok, via questa cosa qui, via. Perfect. Allora, quanti abbiamo di... Oh sì, noi abbiamo 24. Direi che possiamo farci anche tipo altri due portali dell'End. Cioè dell'End, ma perché dell'End? Mannaggia me, ma che cacchio dico dell'End? Ma sono scemo, io sono scemo allora, cioè, insomma. Così facciamo. Allora, se sbuca un'altra Ender, cioè io per sicurezza la prenderei anche, perché non vorrei che magari i blocchi non mi bastano poi. Ma io penso di sì, penso, facendo un rapido calcolo, teoricamente sì, teoricamente. Allora, enchantiamoci anche l'armor, che potrebbe anche tornarci utile averla enchantata anche soprattutto. Vediamo così, oppa. Protection. Chi che mi viene contro? Vai via, vai via. Chi ti vuole? A te non ti vuole nessuno, ti vuole questo qui pure. Oppa, 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 perfetto. Ok, abbiamo due robe, abbiamo, tranquillamente. Protezione. E ci pigliamo l'ultima, che in realtà è questa, che ci facciamo anche protezione su questo. Protezione dei proiettili, fa niente, non ci importa. Tanto alla fine abbiamo tutta l'armatura ben incantata, non ci interessa. Facciamo il portale, facciamo, dai. Ok, nice, diciamo che ci siamo, perfetto. Allora, andiamo nel Nether. Ok, touché. Che scemo. Aiuto. Ok, bene. Ok, qui c'è dell'oro, pigliamolo pure, pigliamolo. Tanto non ci fa neanche tanto schifo, abbiamo tipo un sacco di oro abbiamo. Io direi che penso che possa bastare non so quanto oro direttamente. Oddio. Oddio, ok. Questo superpotere qui può essere tipo una roba utile, ma può essere anche una roba che possa anche, diciamo, arrecarci anche un sacco di danno. Quindi Osho, devo stare attentissimo, devo stare piano. Io c'ho una caga, non avete idea, ragazzi, quanta caga c'ho, quanto utilizzo questa cosa qui. Perché in realtà, allora, i blocchi si creano tranquillamente. Ecco, potrebbe succedere che tipo io cado sotto, adesso per esempio, ecco, cado sotto e tipo posso anche rischiare pure di morirci. Ecco, non è una bellissima cosa. Ok, abbiamo trovato la fortezza. Io direi che possiamo pure utilizzarla per poter magari riuscire ad entrarci dentro. Io direi di spaccare i blocchi sopra. Non voglio fare cavolate, magari come tipo piazzarmi altri blocchi sotto, perché potrebbe tipo rischiare di morirci tranquillamente. Infatti facciamo così, facciamo. Ok, facciamo così. Tipo giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra teoricamente. Perfetto. Guarda lì che tornado di blocchi che sto creando, guarda lì. C'è 200 dei Q. 200 di Q. Ok, saliamo qui sopra, saliamo. Teoricamente dovrei riuscire a salirci. Perfetto, ci siamo. Nice. Hai compiuto il progresso. Una fortezza terribile. Faccio rogare. È brutta sta fortezza qui. Manco non mi sono mai piaciute le fortezze, devo dire la verità. Ok, allora ci siamo. Andiamo avanti. Andiamo, io questa cesta qui mi pare di averle. Ok, perfetto. Ossidiana che non ci fa neanche tanto schifo direttamente, ti dico la verità. Oro che non mi fa neanche tanto schifo, ti dico la verità. Mi serve trovare. Adesso mi serve trovare adesso i bellissimi. Spacca qui sotto, spacca. Esattamente, ok. Ok, eccoli, le ho sentite, raga. Ok, raga, sono qui sopra, ho alzato un attimo il volume del gioco perché se non si sentono. Sono qui in fondo da qualche parte sicuramente, ragazzi, lo so. Ok. Sapete che non mi sono fatto? Esatto, non mi sono fatto. Il legno mi serve, mannaggia. Adesso se riesco tipo a salire qui sopra con dei blocchi magari che automaticamente creo da solo. Utilizziamo questo qua del carbone, almeno saliamo più sopra, saliamo anche. Ok, ce la facciamo. Teoricamente solo qui sopra, teoricamente. Eccoli! Perfetto, abbiamo trovato la prima nostra bellissima robetta che ci serve anche tranquillamente qui. Ah, ma loro sono qui sopra forse, loro? Legno. Legno, mi servi. Come here, legno. Vieni qui, mi servi tantissimo, mi servi. Ok, un po' di legno, un po'. No! Ok, fantastico, ce l'abbiamo.
Ok, questo qui. Dimmi che mi basta, dimmi, ti prego che mi basta. Oh sì, che bello, mi basta. Mi basta, mi basta, mi basta, perfetto. Allora io, dalle mie attente analisi, credo che i blaze siano qui sopra, credo. Ma proprio ho questa piccola idea, guarda. Piamo le blaze, ok, andiamo addosso, andiamo. Vai, perfetto, nice. Airbest. Perfetto, buonasera. Scusate, ho sentito patate, è possibile? È possibile che qui mi possa dileguare, perché insomma non mi piace la compagnia che sto avendo qui sopra, insomma. Allora, qui ci sono? Nice, l'ho sgamati tutti, l'ho gamati. Ma che brutto spadonna mia, che brutto spawn. One eternity later. Ne ho 6, ne ho. Ma teoricamente penso che mi possano bastare, teoricamente, guarda. Ne prendo forse altre in più, giusto per... Ne ho 14, potremmo dire... Ma sì, io direi che possono bastare anche tranquillamente, penso, Penso che in realtà possono anche sicuramente bastarmi, anche letteralmente. Ne ho anche di più, quindi ne ho 16. Leviamoci dalle scatole, leviamoci allora. Via dalle palle, via, 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 via. Spacca questa roba qui, scendiamo sotto e let's go. Allora, qui non li vedo nessuno qui, tranquillamente. Quindi io penso ancora di sorvolare un attimino qui sopra. Ok, dovremmo esserci, teoricamente. Allora, o qui non ci sono sti cosi, oppure sono tipo morti, morti, letteralmente. Allora, io ti devo trappare a te. Quindi ti trappo tranquillamente. Non ha senso. No. Tieni le robe, tieni le robe. Fantastico speedrunner, dove trovarlo? Lo devo ammazzare per forza adesso. Niente. Diamante però, compenso il diamante. Ok, non mi dispiace. Allora, ok, perfetto, sono qui, sono loro. Allora, bellissimi. Tenete. Lì, tutto sotto, perfetto, perfetto. Bravi, bravi. Ok, l'ho trappati, perfetto. Perfetto, l'ho trappati. Sono fortissimo, allora. Tieni. Vi butto mezzo stack, vi butto, guarda. Può esservi tipo d'aiuto, può esservi. No, enderpearl. Ok, abbiamo 12 enderpearl. Spero possano servirmi, teoricamente dovrebbero servirmi, teoricamente. Dovremmo farcela, lì dentro. Lì c'è il mio portale dell'end. Io adesso se mi riesco a tippare da... Ok, no, lì in fondo magari è meglio, perché riesco ad arrivarci prima anche sicuramente. Ok, scendiamo piano piano, scendiamo magari. Senza tipo schiattarci, senza... Diciamo che è stata molto tranquilla il viaggio nel Nether. Ora vediamo la parte difficile adesso. La parte difficile è quella dell'end. E non sarà di certo una passeggiata. Direttamente non sarà davvero una passeggiata. Adesso si romperà sicuramente il coso, perché ci va solo sopra sicuramente. Guarda, 1, 2, 3. E ti pareva che non si rompeva, Lo spacchi, cammini sopra e poi utilizzi questa e via. Perfetto, e torniamo nell'end. Cioè nell'end, nell'overworld. Ok, allora abbiamo un sacco di roba. Abbiamo preso tipo un cifro di roba. Dove? In fondo, ok, perfetto. Non ti rompere. Yeah. Perfetto. Ne abbiamo 11, spero che passino. No.